Difficile è una parola completamente sbagliata, è impossibile, era veramente impossibile, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, ma non so, nemmeno me l'avessero anticipata, assolutamente, non, è qualcosa veramente di inspiegabile, di bellissimo, di incredibile e come dicevo prima non ci sono altre parole oltre il grazie, altrimenti le userei tutte, però credo che sia l'unica. Che rende l'idea, veramente un grazie enorme a tutti perché mi hanno fatto vivere un qualcosa che rimarrà lì, che custodirò dentro di me per tutta la vita. Io ho fatto il mio lavoro, ho fatto quello che dovevo, quello che sentivo di fare, non ho mai fatto niente di più di quello che sentivo, però il risultato è stato un qualcosa veramente di incredibile. È ovvio che più si avvicina l'ultimo giorno e più lo pensi, lo immagini, non sai nemmeno se sperare che arrivi presto o che non arrivi mai. Quindi in questi giorni ci ho pensato, ma pensare a quello che ho visto oggi, a quello che ho vissuto oggi, a quello che la gente ha fatto per me oggi, no. No, assolutamente. Presidente, l'ho ringraziato già mille volte, facciamo 1001 perché mi darà questa possibilità di poter continuare a stare in questa grande famiglia e per me è un motivo di grande orgoglio. Poi, detto ciò, so perfettamente che devo ricominciare da capo, da zero completo, studiare, imparare, cercare di rubare il più possibile da chi fa questo mestiere da tanti anni e anche molto bene, quindi sono avvantaggiato da quel punto di vista perché potrò rubare da persone veramente molto molto valide e in più devo ringraziare tantissimo i miei compagni di squadra e tutte le persone che lavorano con noi perché in questi giorni mi hanno dimostrato un grandissimo affetto. Questa squadra quest'anno abbia dimostrato che non è molto importante che ci sia Izzo, Moretti o chiunque altro, perché chiunque è entrato, chiunque ha giocato, ha dato veramente tanto per questa maglia e ha fatto benissimo. Quindi questo dimostra che le basi che abbiamo messo quest'anno sono basi importanti. Ovvio che ci sarà ovviamente da lavorare per farle crescere ancora di più, per andare a prenderci quei punti in più che quest'anno abbiamo lasciato da qualche parte, perché l'obiettivo è sempre quello di migliorare ovviamente.